Buongiorno a tutti. Cominceremo la conferenza esattamente alle 18:10 per dare il tempo alle persone di collegarsi. A tra poco. Carissimo, Ciao Antonella cara, è una gioia. che gioia veramente vederti. Grande onore. No, per me, veramente grazie dell'invito, siete stati meravigliosi. Grazie anche per lo sforzo che San Benedetto fa per diffondere il Vademecum, che è veramente, veramente un contributo che abbiamo come fondazione cercato di dare. Grazie. Stati grandi, altro che. Ecco, aspetto un minuto e poi ti saluto come si deve. Quando vuoi, io sono qui per voi. Ti mantieni benissimo. Grazie. Stai già registrando, ca?
C'ho un po' di tosse, Antonella, se mi senti. Sì, sì, ti sento. Patrizio, siamo in linea. Sì, sto mangiando una caramella, ma ho la tosse, quindi se a un certo punto vedi che non riesco più a parlarmi, mi scuso. Noi siamo tolleranti, lo sai bene, Patrizio, per questo ci siamo piaciuti. Mi scuso, ma è così, sono ormai un po' di giorni che questa tosse non mi lascia in pace. Bene, ecco, benissimo, cominciamo. Emilio, chiamo. Eccoti, bravo. Eccomi benissimo, qua. Allora ci siamo tutti. Mi ricompongo. Eccomi. Bene. Buonasera, dottore. Allora. Buonasera. Grazie per l'invito. Grazie, dovere. Benissimo, allora io inizio. Ufficialmente siamo in diretta Facebook, stiamo registrando, ci sono già parecchi che si sono collegati. Bene, allora. Benvenuti a questo secondo appuntamento di Psiche in Comune Online. È un'iniziativa che è stata voluta dall'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, precisamente dall'assessorato pari opportunità che io rappresento. E abbiamo in qualche modo attivato dal maggio del 2017 degli appuntamenti mensili a disposizione della cittadinanza di San Benedetto del Tronto e territorio, perché sono delle occasioni per conoscere, formarsi, migliorare la conoscenza in merito alla psiche e ai segreti della comunicazione e della relazione, perché siamo assolutamente dell'avviso che il segreto della serenità è dentro di noi ed è imprescindibile dalla conoscere, controllare e ed essere guidati da una mente consapevole. Quindi in questi appuntamenti mensili che noi abbiamo sempre fatto dal vivo in sale, diciamo, consigliare, eccetera, oggi abbiamo ideato la videoconferenza. Questo è il secondo appuntamento online e a questo secondo appuntamento abbiamo un relatore di grande prestigio che personalmente mi ha fatto conoscere la cara amica Donatella Ferretti quando era assessore ad Ascoli Piceno, un regalo grandissimo che mi ha dato perché mi ha fatto conoscere la Fondazione Patrizio Paoletti e soprattutto il suo presidente che è qui, che oggi relaziona per noi. Grazie presidente. Per me è un grande onore perché già dalla prima volta che l'ho visto all'opera ho capito che lei è veramente una persona di grande spessore e per questo si circonda di partner assolutamente in linea con la sua qualità di cuore, di mente e professionale. Il Patrizio Paoletti è presidente dell'Istituto di Ricerca della Fondazione Omonima. È ideatore e fondatore del metodo interdisciplinare Pedagogia per il Terzo Millennio. Si interessa da tempo di neuropsicopedagogia didattica e collabora con numerose università italiane ed estere. Collabora per la realizzazione di programmi interdisciplinari di ricerca e di formazione sui temi della sincronicità cerebrale, sul problem solving, sui temi della creatività, sui temi dello sviluppo sostenibile. I suoi corsi sono seguitissimi in diversi paesi del mondo ed è veramente una grande persona che si occupa di divulgare la conoscenza del mondo interiore, di fornire delle competenze alle persone per diventare resilienti nelle situazioni difficoltose di vita e soprattutto nelle situazioni di emergenza. E quindi si è attivato anche per riguardo ai terremoti,
ad esempio al crollo del Ponte Morandi, alle varie calamità che possono in qualche modo colpire le persone, e si è attivato anche per questo coronavirus, per questa pandemia, e con diverse iniziative. E oggi ci relazionerà in merito a un argomento importante: come comunicare con i figli, diciamo, questa emergenza del coronavirus. Abbiamo qui presente, prima di passare la parola a Patrizio Paoletti, il nostro grandissimo caro amico, bravissima persona, consigliere Grazie. Comunale di maggioranza, che è Emidio Del Sompo, che è in rappresentanza del vice sindaco e del sindaco. Bene, prego, a te la parola, carissimo. Buonasera a tutti, buonasera. Innanzitutto saluto il nostro prestigiosissimo ospite Patrizio Paoletti, che mi onora, ecco, ci onora della sua presenza. Quindi, ecco, porto assolutamente i saluti del nostro sindaco Pasqualino Piundi e di tutta l'amministrazione comunale, ovviamente anche da parte mia, e quindi sono, ecco, ripeto, molto, molto onorato di questa sua presenza. Io avevo preparato qualcosa, una cosa molto importante che volevo dire, è che il nostro relatore Patrizio Paoletti è il presidente di questa fondazione proprio omonima, e opera a livello internazionale e ha una cosa molto importante: ha l'obiettivo di portare sostegno gratuito, ecco, questa è una cosa molto importante, alle popolazioni colpite da emergenza, come diceva l'assessore, qua in Italia possiamo fare riferimento a quello che è successo il post terremoto nell'Italia centrale, a tutto quando il crollo del Ponte Morandi, e adesso con l'emergenza coronavirus. Quindi, ecco, io non tolgo altro tempo alla discussione, mi limito momentaneamente a portare questi saluti, rimango a disposizione magari in qualche prossimo intervento. Prego, assessore. Grazie a voi. Grazie Emidio Del Sompo. Volevo dire a Patrizio Paoletti, al nostro presidente, che personalmente il vice sindaco Andrea Senti, che doveva essere presente, che ha chiamato in sua sostituzione Emidio Del Sompo, le manda i suoi personali saluti e si scusa profondamente, ma alle 5, fino dalle 5 alle 7, ha un'importante riunione assemblea per diciamo in Ascoli Piceno, per la questione delle acque pubbliche. Presso lato, e questo ci teneva che lo dicessi, insomma, sì. Ecco, in rispetto di Patrizio Paoletti. Bene, carissimo presidente, abbiamo tantissimi che si sono collegati. A lei la parola. Grazie. Innanzitutto lasciate che vi ringrazi per la collaborazione ormai pluriennale che abbiamo con voi, con il vostro comune, con il territorio. Sono felicissimo di questo momento insieme, ne sono veramente onorato e spero di poter dare il mio contributo anche oggi, anche per questo tempo insieme, su questo tema che credo sia veramente complesso, importantissimo, che è la relazione tra genitori e figli in generale, ma in particolare poi la relazione tra genitori e figli adolescenti. Io stesso ne ho due, come sapete, Giacomo Paolo e Giosuè Maria, uno di 17 anni, uno di 15 anni, e so bene quanto questa situazione coronavirus ci abbia messo un po' alle strette, e devo dire, tra l'altro, noi siamo fortunati perché ci siamo trovati fermati da questa situazione nella nostra casa in collina ad Assisi, e quindi abbiamo uno spazio verde, c'è la possibilità di uscire a prendere una boccata d'aria, c'è la possibilità di fare, anche se piccole, ma delle passeggiate. Insomma, lo stiamo vivendo e l'abbiamo vissuto nella sua prima fase, adesso vedremo in questa seconda fase in condizioni abbastanza ottimali, ma ho tanti amici romani, milanesi, di tante città d'Italia, adesso anche nel mondo, da New York
che mi scrivono: guarda, è difficilissimo con mio figlio, con mia figlia, perché chiusi in casa non riusciamo a entrare in contatto con loro, perché lo spazio, tra l'altro, dei meno fortunati è così ristretto che si crea immediatamente una pressione che innesca delle dinamiche non sempre virtuose, non sempre giuste, non sempre quelle che vorremmo, insomma, per far crescere e crescere nella relazione con i nostri figli. Detto questo, quindi, questo tema della relazione, che poi il vademecum che abbiamo questa volta creato per sostenere le famiglie, ma un po' tutti gli adulti e tutti i ragazzi in questo momento di crisi e di difficoltà, cerca di fare proprio questo, quello, cioè cerca di creare un ponte, no, tra la dimensione della psiche di un adulto piena di impegni, piena di cose da fare, di agende, lasciatemelo dire, non sempre piene di giuste priorità, a volte le priorità che anche da adulti ci diamo non sono proprio quelle. E credo che qualche cosa in questa direzione, qualche passo in questa direzione sia stato fatto da noi adulti, perché con tutti i drammi, le difficoltà, i problemi che questa situazione ha creato, le tragedie, il dolore, i lutti, le perdite, ci ha però anche permesso, questo va detto, di stare per qualche minuto in più, casomai durante la giornata con noi stessi, di stare qualche minuto in più per incontrarci, per dialogare con noi stessi. E questo è un po' il tema, credo, iniziale del nostro dibattito, del nostro incontro. Che cosa è veramente importante nella relazione tra genitore e figlio? E mi piace dire, se posso, una sola cosa: creare un ponte emozionale che ci permetta di percepirli e di farci percepire da essi. Perché tutto inizia dalla capacità di mettere in campo un ascolto attivo, una sensibilità, attenzione, che non giudichi il passaggio. È questo, perché tanti adulti, tanti di noi, presi dal tran tran quotidiano, forse hanno dimenticato il periodo dell'adolescenza e non si ricordano che in quel tempo dello sviluppo della nostra psiche, dei nostri comportamenti, non siamo ancora completi. Come sappiamo, il nostro cervello completa la prima strutturazione di se stesso intorno ai 20-21 anni, quindi per chi ne ha 15, per chi ne ha 17, come ad esempio i miei figli che citavo prima, le emozioni sono un universo che li travolge interamente, e a questo universo, che può essere coinvolgente e travolgente, non c'è sull'altro piatto della bilancia quello che invece un adulto ha: un sistema di neocorteccia, un sistema di prefrontali, corticali, prefrontali, che permette all'adulto di mettere in campo una capacità valutativa e riflessiva che il ragazzo non ha. Quindi tutto inizia da questo: rendersi conto e posizionare giustamente i nostri figli per quella che è la loro età, quindi nella cornice giusta, e poter quindi interagire con essi non pretendendo che siano degli adulti pienamente formati, ma per quello che sono, dei ragazzi in formazione anche psico-emotiva, quindi proprio strutturale del loro cervello, che non essendo ancora completo manca di alcuni strumenti che per noi invece sono diventati abitudine, sono diventati comportamenti automatici ancora una volta. Quindi il primo passaggio che mi piace sottolineare è che occorre questo ponte relazionale, occorre questa sensibilità, occorre questo ascolto, a cui però dobbiamo aggiungere la parola attivo.
Che cosa intendiamo per un ascolto attivo? Un ascolto senza pre, se o ma, quindi senza giudizio, in grado di lasciare all'altro, in questo caso i nostri figli, la libertà di esprimersi. Poi forse alcuni di noi si stanno chiedendo, ma che dice Paoletti, se il mio figlio va in escandescenza che cosa devo fare? Beh, allora quello è un altro tipo di problema. Non stiamo più parlando di una relazione di tipo generale, stiamo entrando in una in un momento di stress particolare e di volta in volta, secondo le capacità e gli strumenti che ognuno possiede, io credo debba cercarsi la soluzione migliore. No, Antonella, penso che sia questa un po' la prima struttura che possiamo fare per i nostri ascoltatori. No? Tu sei una psicoterapeuta, quindi sostienimi, interagisci o meno, lasciarmi solo nel dire tutto questo. Ma credo che la prima cosa... Ok, sì. Pensavo che volessi fare... Una... Ma io posso parlare anche per un'ora se volete, però... ma io ti conosco, è per questo che mi stavo... che ho taciuto. No, invece sarebbe bella un'interazione, se vuoi... Certo, allora intervengo. In ciò che preferisci io dica o nell'esplorazione specifica che desideri in questa puntata. Ecco, io vorrei chiedere questo. Con voi. Sì, ti vorrei chiedere questo. Allora, intanto per chi ci ascolta e non ti conosce, vorrei in qualche modo invitarli a guardare il sito della Fondazione Paoletti e anche indico loro che in qualche modo avete costruito questo Vademecum che è a disposizione gratuitamente, bene, che poi in qualche modo gli facciamo avere, gli diamo indicazioni per avere. E che questo Vademecum per parlare con i figli in qualche modo è la, diciamo, oggi sei qui per darci una sintesi bene dei suoi contenuti molto profondi. Io ti vorrei chiedere una cosa in merito, diciamo, che cosa vivono secondo te gli adolescenti in questo momento particolare? Sì, vivono, innanzitutto lo ripeto, dobbiamo immaginare le diverse condizioni proprio fisiche nelle quali si trovano. Se teorizziamo una condizione media dove non c'è un eccessivo stress da metri quadri troppo ridotti, certo. Cosa che invece per tanti è l'unica verità, ma se immaginiamo invece una condizione generale, se non ottimale, sufficiente, cosa vive un ragazzo? Vive la separazione dalla sua vita. E questa separazione dalla sua vita, e qual era la sua vita di prima? È questo che dobbiamo chiedere. La sua vita di prima era un tessuto relazionale che rappresentava per lui la sfida quotidiana che gli permetteva di autodefinirsi. Quando gli adolescenti vivono insieme ad altri adolescenti, si sfidano e nello sfidarsi cercano, come è stato per ognuno di noi, di autodefinirsi, cioè di dire a se stessi chi sono, ma anche cosa vogliono perseguire, come vogliono crescere. Questa sfida poi in casa diventa la grande sfida, la sfida delle sfide, che è quella che si ha proprio con i genitori, che dovrebbero essere, come è stato nei primi anni della loro vita, la loro culla, il loro abbraccio, ma che invece diventano proprio i loro antagonisti, perché si diventa adulti separandosi dai propri genitori. Si diventa adulti innescando quel processo di sfida e anche proprio di conflitto, di contrasto, da cui poi deve nascere questa nuova dimensione di definizione di potere personale che ci permette poi di mettere in campo quella volontà individuale nostra che è allenata grazie a queste sfide, grazie a questi scontri, incontri, a me piace dire, scontri, incontri, incontri, scontri, poi piano piano ci permette di incominciare a fare scelte, man mano che il nostro cervello matura, sempre un po' più consapevoli, fino a autodefinire quella che diventa la nostra personalità di adulti, che ci consente poi di interagire con la quotidianità della vita facendo
scelte a volte giuste, a volte meno giuste, se non addirittura sbagliate, ma comunque di andare avanti. E per l'andare avanti qua, Antonella, Emilio, lasciatemi fare questo passaggio, c'è questa cosa molto che va sottolineata. Negli adulti, negli adolescenti, ci azzeccano sempre, fanno sempre bene. Tante volte invece sbagliamo, ma non è importante l'errore. È importante la lezione che dall'errore portiamo a casa, cioè ciò che lo sbaglio ci insegna. Non è Martin Luther King. Nelson Mandela diceva io o vinco o imparo. È fantastica questa cosa da regalare ai nostri figli. O vinco o imparo. Non perdo mai, perché perdere significa non avere autostima, cioè non credere nella nostra capacità di essere resilienti e quindi di rialzarci con forza dal momento di difficoltà. Questo è un momento di difficoltà lungo, molto lungo, e non ne vediamo ancora all'orizzonte la fine. No. Ci sono delle proposte, degli stimoli, delle licenze che ci vengono date, ma è il momento più importante della partita, dove non dobbiamo fare errori, è inutile ricordarlo. Quindi dobbiamo, perché sottolineo questo, perché dobbiamo chiedere ai nostri figli adolescenti ancora una volta di avere pazienza, ma visto che non è facile farlo con loro, dobbiamo, e qui apro il file, imparare ad ascoltarli per poter poi imparare a parlargli. Se non c'è questo spazio dove lui può sentirsi importante, dove noi lo responsabilizziamo, non gravandolo di pesi che neanche per noi sono facili da portare. Ricordiamo sempre il passaggio iniziale dell'incompleto sviluppo del cervello dell'adolescente. Quindi è inutile sovraccaricare, caricare su di essi, su di loro, responsabilità troppo elevate e complesse, ma invece dobbiamo cercare di coinvolgerli, di portarli con noi in quel mondo, che è il mondo della responsabilità, e quindi chiedere loro di essere ancora pazienti. E qui si potrebbe inserire un altro tema che so essere di grande interesse, che è il tema degli strumenti tecnologici che ci hanno salvato in questo momento. Sì. Quelli che ieri erano il demonio e che tutti quanti noi genitori cercavamo di dire ai nostri figli di usare con cautela, con moderazione, con parsimonia, sono stati fortemente riscoperti in questi giorni e ci hanno permesso, e hanno permesso loro, di mantenere vivo in qualche modo quel tessuto relazionale di cui parlavamo prima, che è stata la loro poi ancora o scialuppa di salvezza, no? L'ancora che gli ha permesso di non andare alla deriva, di non perdersi completamente, di mantenere in qualche modo ancora una cornice rappresentativa di se stessi abbastanza viva e definita, perché il grande pericolo di questa situazione, soprattutto del suo protrarsi, è l'indebolimento dell'autoimmagine dell'adolescente. Se l'adolescente vede creparsi la sua immagine, vede infrangersi la sua immagine contro una situazione di costrizione, o grazie a una situazione di costrizione eccessivamente prolungata nel tempo, poi può essere davvero doloroso per lui riuscire ad autodefinirsi, riuscire a dirsi la sera, quando si ritrova ancor più solo, ancor più con se stesso. Per noi adulti è un momento meraviglioso dove forse riusciamo a dirci: wow, è finita la giornata, mi chiamo Patrizio Paoletti, ce l'ho fatta anche oggi. Mentre per loro non è proprio così. A volte, quando si trovano in quella condizione, non c'è il wow, ma c'è: sono terrorizzato, no, non so chi sono. Quindi questo passaggio è molto importante.
Patrizio, quando parli di timore per l'adolescente di vedersi crepare la propria immagine, Sì. no? Che cosa di questo, diciamo, ambito in cui oggi siamo costretti a vivere, in cui l'adolescente è costretto a vivere, può portare a crepare questa immagine? Se puoi fare Come no? qualche indicazione pratica. Ci sono due cose che sono molto importanti. La coercizione, quindi a volte gli adulti per stress personale o, lo ripeto, per limiti fisici proprio dello spazio condiviso, possono cadere nel purtroppo possibile ma devastante errore di essere imperativi. Allora, la coercizione devi fare così, non capisci niente, non ce la faccio più, sei troppo rumoroso, sei troppo, quindi non ti contengo, perché noi non dobbiamo dimenticare che non c'è solo l'adolescente, ci siamo anche noi che abbiamo perso tutti i nostri riferimenti, la nostra routine, anche noi come adulti abbiamo bisogno di questi riferimenti, questa routine per ricordare a noi stessi chi siamo e soprattutto chi vorremmo essere, no? Quindi c'è un duplice disagio che deve trasformarsi in un nuovo agio, no? Sappiamo di partire in svantaggio, ma dobbiamo trovare invece, come è proprio il primo punto, tra l'altro, del Certo. vademecum, trasforma ogni difficoltà, ogni momento di crisi in una opportunità, no? Potremmo interpretarlo, raccontarlo così. E Certo. quindi il ragazzo, se viene messo alle strette, se viene messo all'angolo, se viene obbligato nei suoi comportamenti, vede rompersi l'autoimmagine che con fatica ha cercato di costruire. Quando parliamo di autoimmagine, parliamo della stima che abbiamo di noi stessi, che è fatta di tante tessere di un mosaico, che noi giorno dopo giorno, anno dopo anno della nostra vita, fin da bambini piccolissimi e fino a adulti anziani, continuiamo a tessere, continuiamo a modellare e queste tessere sono preziosissime. Quindi per ogni sfida vinta o persa, noi ne conserviamo una e la mettiamo da qualche parte, cercando di definire chi siamo attraverso questo disegno che diventa man mano che cresciamo sempre più articolato, sempre più bello, si spera, anche se nasconde qualche zona nera, qualche zona grigia, ma comunque con una luce che lo illumina, no? Che è la nostra personalità. E nella fase adolescenziale questa personalità è in grande corsa, è in grande corsa, quindi il divieto rigido è una delle due cose che può rompere l'autoimmagine. L'altra è la perdita dei riferimenti. Mentre un adulto che ha perso il suo lavoro quotidiano, che ha perso la rete di collaboratori, amici, dipendenti, o compagni di lavoro, bene o male ritrova o ricerca in altri ambiti all'interno di sé, nelle sue memorie, altri comportamenti, altri rituali che ripropone per sapere e ridefinire se stesso. L'adolescente non è così ricco di tutto questo. Quindi, se gli togli la rete amicale e lo obbliga a dei comportamenti non condivisi, non volontariamente accolti, lo hai ucciso praticamente, lo hai messo al muro, lo hai messo all'angolo e ne hai la responsabilità, va detto, questa Certo. cosa va detta. Io non voglio essere mai, tu lo sai, nel troppo imperativo, ma No, però il piatto della bilancia pesa su questa realtà. assolutamente sì. Una cosa, un no pedagogico detto a un bambino di 3 o 4 anni, o una co e un'altra cosa, un no imperativo detto a un adolescente di 15 o 17 anni. Cioè, sono due cose molto, molto diverse.
mentre il bambino sul no pedagogico ci può stare, può imparare da esso e far crescere la sua resilienza, un no imperativo dato a un ragazzo di 17 o di 15 anni o di 13 o di 12 o di 11 o anche a un 18enne appena solo legalmente passato alla maturità può essere devastante, perché lo ripeto, la cosa più importante che dobbiamo cercare di non fare in questo momento con i nostri figli è interrompere la costruzione della loro autoimmagine, interrompere la costruzione della loro personalità, disorientarli, mentre ciò che dobbiamo fare è sostenerli nella costruzione della loro autoimmagine, sostenerli nell'orientamento della loro vita, sostenerli nella strutturazione dei propri talenti, perché l'altra cosa che mi premeva a condividere è che il momento dell'adolescenza è il momento dello sviluppo e della fioritura dei talenti, che poi saranno la vita che possiamo scegliere ed interpretare, e se giusta ci renderà felice, giusta significa se farà vivere le cose che amiamo ci renderà felice, oppure soccombere e trovarci obbligati a fare cose che non ci piacciono, che non hanno nessuna risonanza con quelle che sono le corde più intime e interiori del nostro essere, ma che vanno fatte perché dobbiamo pur vivere, quindi diventa lavorare per vivere e non lavorare per far crescere la vita, che sono due cose completamente diverse. Rita Levi-Montalcini, perdonami che così diciamo anche questa cosa, diceva: non dobbiamo aggiungere giorni alla nostra vita, ma vita ai nostri giorni. Quindi, fantastico. Questa è una cosa importantissima da non dimenticare mai, soprattutto quando siamo in relazione con i nostri figli. Certo, Patrizio, quindi stai mettendo in luce in qualche modo l'enorme importanza della qualità dell'essere genitore. Un genitore troppo rigido, in qualche modo, traduco parole mie, è un genitore che disconosce la diversità del proprio figlio, non le permette di esistere, è come se le dicesse: tu non puoi esistere diverso da me, esiste solo qualcosa fuori di te, e quindi in questo modo gli frantuma quell'immagine di sé che sta appena in qualche modo costruendo. E assolutamente sì, Antonella, è proprio così, lo hai detto in modo perfetto, è proprio un'immagine molto precisa. Ecco, quindi è fondamentale l'equilibrio, la capacità del genitore di essere, diciamo, usando una parola, autorevole, perché io immagino, diciamo, mi immedesimo con le persone che ci stanno ascoltando, che non interpretino questo come in qualche modo non dire mai no, mi spiego? Non essere mai no, non è quello il tema, non è non dire mai no, ci sono tanti no che vanno dette nella quotidianità, okay. Ma non sono no che mettono all'angolo, sono bravo. No. Ci vuole un'autorevolezza, giusto? Assolutamente quello sì. Che stai dicendo, ma essere troppo rigidi, troppi no, in qualche modo è dannoso. Che cosa diresti, Patrizio, in merito alle situazioni di restrizione in cui il genitore si trova in un contesto in cui è messo in scacco, tra virgolette, dalla personalità del figlio? Cioè un genitore, tra virgolette, che è stato prima del coronavirus troppo permissivo, no? Ha reso il figlio onnipotente, onde per cui il figlio in qualche modo invade tutti. Viene sovrastato da la prorompente vitalità del figlio. Ecco, diciamo così. È la situazione contraria alla rigidità, no? In qualche modo. C'è un passaggio, se me lo consenti. Sì. Se vivere appassionatamente e essere d'esempio, che sono il primo e il secondo passo del vademecum, descrivono il ruolo dell'adulto nei confronti degli altri adulti, ma anche in particolare dei propri figli e degli adolescenti, lo sottolineiamo. L'idea di responsabilità, che è proprio ciò che tu stai chiamando in causa, no?
responsabilità intesa proprio letteralmente, capacità di dare risposta, no? Sono io che devo rispondere alla diversità, alla difficoltà. Visto che un attimo prima facevi il passaggio meraviglioso sulla diversità, ci sono due cose fondamentali, il passo 6 e il passo 9 del Vademecum. Responsabilità significa scegliere le parole giuste, che sono parole che vengono da un'autorevolezza, non da una debolezza che alza la voce per riconquistare territorio e terreno. No, non funziona così. Se sei stato troppo debole o poco orientante con tuo figlio il giorno prima, il giorno dopo non puoi andare in escandescenza e immaginare che questo risolva tutto perché lui ritrova la sua giusta posizione familiare. Stiamo parlando di nulla, non accade, tu lo puoi fare tutte le volte che vuoi, ma non accadrà nulla. Invece devi, tu adulto, responsabilizzarti e trovare quindi le giuste parole, scegliere le parole giuste. Passo 6 del Vademecum. Passo 9 del Vademecum, devi impegnarti a usare. Passo 9 sono le indicazioni pratiche. Esatto, devi impegnarti a usare bene queste cose. Devi quindi impegnarti a dire bene le cose, perché l'altro non è detto ti capisca. Noi viviamo in questo equivoco comunicativo, relazionale nella società che abbiamo creato. Immaginiamo che il semplice dire qualcosa sia averlo trasferito all'altro. O che il semplice dire mi ha permesso di raggiungere l'altro. Questo non è mai vero in nessun caso. Come è vero che non possiamo non comunicare, non è vero che dire le parole è comunicare. Certo, sono d'accordissimo, Patrizia. Allora, il problema è che non solo devo impegnarmi a scegliere le parole giuste, ma devo fare anche un altro lavoro di responsabilità, che è quello di impegnarmi a dirle bene queste parole, cioè nella sequenza che raggiunga e coinvolga l'altro avvicinandolo a me, cioè al punto di vista che sto esprimendo e sto condividendo grazie a quelle parole. Se non accade questo, non accadrà nulla, se non l'inasprirsi della difficoltà relazionale. Quindi, come adulti, non possiamo tirarci indietro, non possiamo sfilarci, no? Soprattutto con i nostri figli. Scusate, sono arrivato, non ho ancora molti minuti di capacità. Riguardo, do una mano. Un'altra caramella, ma vai. Volevo parlare, volevo riprendere questo concetto assolutamente che mi trova d'accordo. Riguardo al comunicare in maniera adeguata, che spesso e volentieri crediamo che aver detto, aver espresso il nostro concetto in qualche modo, per esprimere il nostro concetto, basti dire alcune parole. Noi dobbiamo assolutamente mai dimenticare che ogni persona è diversa l'una dall'altra, onde per cui abbiamo ognuno delle mappe mentali, dei punti di riferimento che non necessariamente condividono con il nostro interlocutore. Quindi in base alle mappe mentali che abbiamo anche interpretiamo, no, i termini. Onde per cui, per fare qualche esempio pratico, se io dico a mio figlio mi devi rispettare, ok? Il concetto di rispetto, la definizione di rispetto, bisogna spiegargliela al figlio qual è il nostro concetto di definizione di rispetto, altrimenti il figlio o qualsiasi altra persona la riempie con significati suoi. Ad esempio, una persona potrebbe pensare che il rispetto vuol dire non contrariarti, bene? Ok? Ma questo non ha a che fare con il rispetto. Assolutamente.
Ecco, per cui è fondamentale spiegare al figlio perché rispetto significa che la TV unica in casa, bene, piace anche a mamma e quindi dobbiamo mettere delle regole affinché il tuo desiderio di vedere le cose sia soddisfatto, ma anche quello di mamma. Mi spiego, quindi dobbiamo spiegare come io traduco quello che tu in qualche modo hai detto comunque brillantemente, tanto per darti tempo di respirare e grazie. Bada la tosse. Ok, questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Lasciami dire un'altra cosa, Antonella, proprio lo ripeto, tu sei una psicologa, una psicoterapeuta mi piace sottolineare qui questo passaggio. In questo momento di disagio per tante famiglie è importante relazionarsi con i professionisti, no? Fondazione Paoletti ha aperto un numero verde dove è possibile dialogare con degli psicologi, quindi con dei professionisti. Di questi problemi che Antonella sottolinea, importantissimi, e di mille altri ovviamente, volendo. Non sono terapie perché è solo un dialogo, è uno sportello di ascolto, quindi no, non si può chiamare lo sportello d'ascolto chiedendo soluzioni della propria vita. No, sono indicazioni. Può dialogare per... Sono indicazioni. Sono indicazioni, si può dialogare per qualche momento con un professionista che ha qualche, in qualche modo l'opportunità di farti da specchio e di darti una restituzione o comunque un altro punto di vista, forse migliore ma certamente arricchente per il momento di difficoltà che coloro che chiamano stanno vivendo. Lo sportello ha avuto un grande successo, ma non è questo il tema. Il tema è se avete delle difficoltà serie, importanti con i vostri figli, in questo momento non rivolgetevi a chiunque, rivolgetevi a professionisti, è molto importante questo passaggio. Perché anche l'amico più caro che ha voglia di far bene può darti dei suggerimenti che non sono quelli giusti, come ad esempio menalo. No, non è la via giusta, non è il suggerimento giusto. Per questo, se vi trovate veramente in uno stato di difficoltà e vi sentite per un attimo incapaci di gestire la situazione, e volete una boccata d'aria, un momento di respiro, come ha fatto Antonella con me, grazie per avermelo concesso, affinché la caramella balsamica facesse effetto sulla mia gola, anche tu che mi ascolti, scegli un professionista oppure chiama al numero verde della Fondazione e fatti una chiacchierata di 20 minuti con un esperto del settore che può darti un feedback, certamente, che non contempla il menalo, cioè... E che ti dà altre strategie per andare avanti. Certo. C'è il nostro consigliere che aveva una domanda molto interessante. Ecco, io avevo volevo fare, innanzitutto è un piacere sentire il dottor Paoletti nella rappresentare quello che può essere insomma la vita degli adolescenti, ma anche di quello che dice Antonella. Ma Antonella, siccome la conosco, so già che tipo di, diciamo, di professionista è, ma ecco, del dottor Paoletti sicuramente ci dà delle buone indicazioni. No, io volevo fare... Sì, io volevo dire due cose. Uno, volevo fare una considerazione e poi volevo fare una domanda. La considerazione è che io, in questo, avendo anch'io in casa un adolescente che tra l'altro ha compiuto 18 anni proprio in questo periodo e non ha potuto festeggiare dopo che per mesi era stata lì per organizzare la sua festa, il vestito, la torta. Durissima, durissima. Ecco, e dove io e mia moglie pensavamo che mia figlia, perché poi si tratta di mia figlia, non riuscisse a superare questo, diciamo, questa botta. Invece, diciamo che da lei abbiamo avuto una grandissima lezione di maturità, una grandissima lezione di comunque di saper stare, diciamo, a posto. Abbiamo anche, in questo momento, diciamo, particolare, abbiamo ricucito
tante sfaccettature che invece prima con il tram tram della vita quotidiana, con l'iperattivismo mio, di mia moglie con il lavoro, io con la professione e lei comunque che con il giro dei suoi amici probabilmente la casa la viveva poco, in questi due mesi devo dire che noi siamo stati in un clima idilliaco, quindi devo comunque spezzare una lancia a favore di questi ragazzi, anche perché ascoltando altri genitori ho sentito che anche altri figli di altri genitori in questo periodo, dove anche loro si aspettavano una reazione anche un po', diciamo, violenta, questa reazione non c'è stata, ma c'è stata una grossa presa di coscienza e di maturità. Un'altra cosa, e quindi la domanda è questa, la conclusione della considerazione è questa. All'inizio di questo, diciamo, incontro avevi parlato di creare un ponte emozionale con i ragazzi, no? E quindi mettersi all'ascolto attivo. Ma io dico, molti genitori sono preparati, hanno la capacità di mettersi in una posizione di ascolto attiva? Cioè, questa era un po' la domanda. Cioè, avendo avuto io questa, diciamo, questa esperienza positiva, magari altri genitori, non so se magari con i loro figli sono stati all'altezza di mettersi comunque ad un ascolto positivo. Questa era la considerazione. La domanda invece era, riferita sempre al discorso che faceva lei prima sull'utilizzo che in questa fase ci hanno salvato un po' la vita dei sistemi informatici, può essere secondo lei che questo utilizzo dei sistemi informatici utilizzati anche in maniera massiccia possano creare in seguito delle dipendenze digitali? Allora, mi piace articolare la risposta in tre momenti diversi. Partirei dalla prima parte della considerazione che tra l'altro mi trova coinvolto personalmente. Sì, assolutamente. Va detto che la maggior parte dei ragazzi stanno rispondendo molto, 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 molto bene a questa situazione, e la testimonianza fatta da lei è una testimonianza condivisa da tantissimi genitori. E mi riferisco al momento di intimità, al ritrovarsi, a riuscire a riscoprirsi e anche a vedere come il figlio è cresciuto molto più di quanto uno immaginava un attimo prima, quando il tran tran della vita, la frenesia del vivere quotidiano gli impediva di essere vicino, e quindi ci impediva di accorgerci che stava maturando, che quel ragazzo stava maturando, o quella ragazza stava maturando. E quindi assolutamente sì, non è così nera la situazione, anzi, per la maggior parte delle persone, lo ripeto, se parliamo di, se non di condizione ottimale, ma di una condizione sostenibile, è stato veramente un piacevole ritrovarsi, un piacevole riscoprirsi, confermo, e accorgerci confermo. Quanto i nostri figli sono migliori di quello che pensavamo, ci hanno sorpreso per la loro maturità inaspettata a volte. Secondo passaggio molto importante, sempre però in questa direzione, il ponte relazionale a cui facevamo riferimento. Il ponte relazionale vive di due momenti, uno soltanto dei due momenti, l'ascolto, e quindi sottolineo il passo del vademecum, il passo 5 che recita: prima di parlare ascolta. Buona abitudine sempre, ma in questa situazione irrinunciabile, perché altrimenti c'è il conflitto in agguato dietro l'angolo. Quindi questo ascolto che precede la parola, che precede la relazione, è parte del ponte, è un pilastro del ponte certamente. Ma c'è un altro passaggio che secondo me non dobbiamo trascurare, che è il passo 7 del vademecum, che recita: si impara divertendosi, e poi aggiunge insieme. Questo momento ci ha offerto l'opportunità, e ancora nei prossimi giorni, secondo me,
Perché lo ripeto, ne stiamo uscendo, ma non ne siamo usciti del tutto e non sappiamo ancora quanto sarà lunga questa condizione di richiesta di attenzione alta, di vigilanza alta, no? E quindi di maturità. Ma questa richiesta ci permetterà ancora di stare per un tempo in questa nuova condizione di intimità, di questo esserci ritrovati con i nostri figli, e a quel punto è importante capire che l'obiettivo della relazione genitore, figlio, adulto, ragazzo è solo uno e uno soltanto: l'orientamento all'apprendimento. E si impara meglio per tutti, in particolare per gli adolescenti, se ci si diverte. E quindi dobbiamo trovare quelle situazioni. Mi riallaccio alla televisione di cui parlava Antonella prima. La televisione deve essere condivisa, no? Tutti quanti abbiamo l'esigenza di guardare le cose, ma potremmo condividerla anche ritrovandoci tutti davanti alla televisione a guardare un film giusto per noi, non giusto per me o per lui, giusto per noi. Ed è solo uno degli esempi, ma ci sono i giochi da tavolo che non facciamo più da tanto, no? Che sono stati riscoperti da tantissimi, anche giochi istruttivi, ne cito uno per tutti, sembrerà banale ciò che dico, ma non lo è affatto, perché è un prepararsi al futuro, il Monopoli. Perché il Monopoli è un gioco che ha in sé un sacco di regole sociali e che comunque valuta la maturità dei giocatori e quindi le scelte strategiche dei giocatori. È importantissimo. E se il genitore è capace e anche un po' di nozioni di economia, può provocare suo figlio adolescente facendolo divertire, divertendosi con lui quindi insieme, ma facendogli scoprire che ci sono delle leggi, no? Che gli permetteranno poi di essere ricco, di perseguire la ricchezza nel modo giusto, di dare il giusto valore alla ricchezza economica, che non è più importante della ricchezza valoriale, eccetera, 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 eccetera. Quindi mi piace chiudere questa riflessione con l'imparare divertendosi insieme. Ci sono questi due punti. Non solo la cosa più importante è che prima di parlare devo ascoltare, ma il secondo passaggio con mio figlio è che devo trovare il modo di non interrompere l'apprendimento e anche il modo di rendermi insegnante, perché di fatto nell'istante in cui ho scelto di metterlo al mondo sono stato chiamato ad essere doppiamente educatore. Se è vero che ogni uomo è un educatore, un genitore lo è doppiamente, perché non solo insegna al mondo intorno a sé con la sua presenza, con la sua attenzione, con il suo orientamento, ma è proprio colui che il figlio guarda con un'attenzione speciale, da cui il figlio si aspetta sempre la soluzione giusta, il comportamento giusto, il sorriso al momento giusto e via così. Sono passaggi molto importanti, non facciamoceli sfuggire. Capisco che possono essere, ancora una volta lo ripeto, impegnativi, ma è la vita che abbiamo scelto. Abbiamo scelto noi di essere genitori, quindi nell'istante in cui ci siamo assunti questa responsabilità lo sapevamo, o forse non lo sapevamo affatto, perché la verità è che non lo sapevamo e quindi va detta. Però visto che ci troviamo in ballo, dobbiamo continuare a ballare, visto che siamo in campo, dobbiamo continuare a giocare. Certo. E dove possiamo avere delle titubanze, come tu dici, che vengono messe in luce in questi momenti di estrema emergenza, ci sono tantissimi centri di ascolto, no, con professionisti che possono in qualche modo indicarci la via, ecco, per superare quando ci troviamo in difficoltà. Bravissima, sono felice che lo abbia ribadito, che tu abbia voluto ribadirlo. Sì, sì, anche perché io stessa ho divulgato il centro di ascolto che voi con la Fondazione avete messo in atto.
che ho apprezzato moltissimo, e anche come comune abbiamo aperto dei centri di ascolto, ad esempio anche come assessorato abbiamo fatto una task force di psicoterapeuti, psicologi, comunque di professionisti, insomma, che possono indicare la via. Ecco. È il momento di mettersi a servizio di coloro che sono meno... Certo, certo. Quindi con tutte le persone come voi, in qualche modo capaci di essere autorevoli, ecco, di essere equilibrate, sono assolutamente fondamentali. E una particolarità, Patrizio, che so che tu apprezzerai moltissimo, Emidio Del Sonfo già la conosce, ci siamo in qualche modo sforzati come amministrazione di rendere questo centro di ascolto che noi in qualche modo abbiamo messo a disposizione, professionisti che sono a disposizione, di renderlo fruibile anche nei giorni festivi. Bellissimo, bravissimi, un applauso, bravi, bravi, bravi. Certamente i giorni festivi sono i giorni in cui la malinconia ci assale, perché si fanno un po' i resoconti, no? Della vita, e spesso lì si bussa e non c'è nessuno che ascolta. E quindi l'unione, Patrizio, di persone in gamba, come sei tu, il tuo gruppo, ci siamo piaciuti appunto perché ci siamo riconosciuti, insomma. Bene? Assolutamente sì. In qualche modo lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo. Siamo in campo, Antonella, dobbiamo giocare. E io sono orgogliosa veramente di avere la tua stima e di poter fare qualcosa con te. Non mi sa che non hai risposto alla domanda del nostro Emidio in cui sulla dipendenza, sì, stavo appunto sulla dipendenza, scusa, stavo appunto riflettendo su questa cosa e dirò poche parole sulla dipendenza, ma spero significative. Allora, l'uomo nasce dipendente. Noi nella prima fase della nostra vita siamo dipendenti da nostra madre e poi siamo dipendenti dall'ambiente familiare, poi dall'ambiente amicale e poi dall'ambiente lavorativo. Quindi la dipendenza è una condizione abituale per la nostra mente. Proprio per questa è particolarmente rischiosa. Proprio per questo. Quindi noi genitori non possiamo sottrarci al compito di vigilare sulla quantità del tempo, ma ribadisco, più che la quantità di tempo che si passa allo schermo è l'utilizzo che si fa dello schermo, perché se mio figlio passa 2 ore con il suo amico e chiacchiera e guarda lo schermo ogni 5 minuti perché intanto sta facendo mille altre cose nel suo spazio di riferimento, nel suo spazio vitale. Quello schermo non è più uno schermo dove lui è incollato, da cui lui dipende, ma è una struttura sinergica alla chiacchiera con l'amico, che purtroppo è lontano e viene reso invece vicino e presente da questo schermo, da questa struttura, da questa tecnologia a servizio di lui. Quando invece mio figlio lo becco che sta lì da 40 minuti a fare il gioco stupido, o a guardare non so cosa e non lo voglio neanche sapere, allora sì che quello può creare dipendenza. Certo. Quindi non possiamo generalizzare, ci sono dei momenti diversi, c'è un utilizzo corretto dello strumento tecnologico, che sia lo smartphone, che sia il computer. Pensate, come sapete, Fondazione è una scuola e siamo stati tra i primi. Ricordacelo. Siamo stati tra i primi a fare le lezioni online, eravamo già pronti. Pensate che cosa sarebbe stato il momento scolastico dei nostri figli se non ci fosse stata questa tecnologia. E questo è un uso nobile della tecnologia e va migliorato, assolutamente sì, cioè ha dei limiti, assolutamente sì, ma poi c'è l'altro uso. E sull'altro uso siamo noi che dobbiamo vigilare. L'altro uso siamo noi che dobbiamo fare uno sforzo, lo ripeto, siamo consapevoli, sono consapevole di quello che dico, ne comprendo il limite, non è facile per nessuno, non lo era prima, quando eravamo presi dalla routine frenetica della nostra quotidianità, non lo è neanche adesso, in questo momento, perché andare ogni tanto a sbirciare, a controllare
non è né abituale né facile per noi, ma dobbiamo ricordarci di farlo, perché certo, abbiamo la responsabilità, è molto importante, perché è vero, se abbiamo un figlio un po' problematico o particolarmente introverso, solo, certo, lo strumento potrebbe vederlo coinvolto non nella maniera corretta. Potrebbe diventare un modo per svuotarsi, per alienarsi. Sì. Alienarsi. Non va bene questa cosa. Ed è proprio lì che noi dobbiamo entrare con quel passo 7 del Vademecum, che è imparare divertendosi insieme. Dobbiamo cercare di attrarre, catturare, carpire, orientare la sua attenzione, sfidandolo a giocare con noi. E qua faccio, non ce la faccio più, sono finito. Qua faccio un ultimo passaggio, sì, che è diventando noi più piccoli, non chiedendo a lui di diventare più grande. È fantastica questa, sì. Ogni grande comunicatore e ogni grande maestro sa mettersi a livello del suo allievo. Quella è la vera umiltà, è l'umiltà che quella ti fa... è la vera umiltà, il giusto posizionamento è la vera umiltà. Certo, Patrizio. Assolutamente, dobbiamo provarci. Beh, io direi che non ci sono domande da parte dei nostri interlocutori, probabilmente su Facebook ci sono collegati tantissime persone, probabilmente avranno fatto anche delle domande, ma purtroppo non le ho raccolte. Presidente, direi di finirla qui, perché ci hai dato delle indicazioni assolutamente fantastiche. È fondamentale quindi in qualche modo che i nostri figli abbiano un genitore capace di guidarli, quindi un genitore che sappia mettere in pratica un comportamento autorevole, né passivo né troppo dominante. Ecco, una via di mezzo, saper dire dei no, ma anche sapersi piegare alla diversità del proprio figlio. Uno dei no che bisogna saper dire è: voglio controllare anche come usi il computer, come usi... Se me lo permette, Antonella, più che il no, io direi essere astuti, no? Trovare quel momento in cui è possibile farlo senza farsi vedere, diciamo, senza essere troppo invasivi, che così... Certo, certo. Non andiamo a interrompere quella che considerano giustamente la loro privacy, ma che noi sappiamo essere ancora troppo immatura per essere completamente lasciata alla loro gestione. Sono vi ringrazio, vi saluto e sono stato veramente felicissimo. Grazie carissimo. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a te, puoi andare. Comune per un incontro da vicino. Appena assolutamente. Questo è il primo del 2020. Certo. Grazie mille. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie. Grazie. Puoi collegare e riposarti. Caro Emidio. Grazie, grazie Antonella. Allora, noi ci intratteniamo ancora qualche secondo con tutti i nostri partecipanti che ci hanno ascoltato. Vado a vedere se qualcuno ci ha fatto qualche domanda. Ecco qua. Allora, bene, le faccio io qualche considerazione. Intanto grazie Emidio, che ci mancherebbe. È stato un piacere, presente. Un onore, no, ascoltare queste cose moltissimo. Così importanti. Infatti, ad avere anche una rappresentanza. Sì. Allora, noi qui abbiamo detto, diciamo, delle cose molto importanti. Sicuramente che per molti che ci hanno ascoltato
non sono facili da mettere in pratica, perché una delle cose più difficili che da attuare nella relazione è proprio la capacità di essere autorevoli, la capacità di essere, di creare una relazione con un giusto equilibrio, dove esistiamo noi ma diamo anche spazio all'altro. Spesso questo equilibrio è difficile da realizzare e quindi la relazione a volte viene in qualche modo sbilanciata, o esiste troppo l'altro oppure esistiamo troppo noi. Però diciamo che questo coronavirus, io posso tirare una somma dal piccolo, diciamo, osservatorio che ho, Emidio. Perché nelle varie conferenze che sto facendo, oramai col digitale, in poche parole, ci possiamo collegare con tutta Italia, è una cosa fantastica, come ha detto Patrizio. Sì. Il coronavirus ci ha dato veramente, ci è aperto la grande potenzialità di questo strumento, che è molto positivo. Poi ogni cosa contiene delle parti negative, ma qui vince sicuramente la parte positiva. Allora, sto notando una cosa, che la gran parte di persone che parla di giovani si congratula con i giovani. È sorpresa di avere, ok, di avere a che fare con dei giovani che si comportano in maniera sorprendentemente più matura di quello che ci si aspettava. Sì. Ad esempio, tu quando hai detto che ti sei sorpreso perché tua figliola in qualche modo ha ammortizzato il colpo di non poter attuare il suo compleanno? Bene, questa è una conferma in definitiva che tua figlia, in qualche modo, gli avete passato voi genitori una grandissima abilità, cioè la capacità di tollerare le frustrazioni. E questa è una degli strumenti fondamentali per rendere dei figli forti, la capacità di tollerare le frustrazioni, cioè di saper tollerare il dolore di non poter avere esaudito, diciamo, il desiderio che ho. E questa capacità di tollerare le frustrazioni è proprio quella, la capacità che più c'è bisogno fuori quando si esce da casa. Perché? Perché fuori in qualche modo la gran parte dei nostri desideri ha difficoltà ad essere attuata subito. Bene, molti non verranno mai attuati e molti altri in qualche modo dovranno essere attuati aspettando del tempo, sapendo e anche rivedendo il progetto con cui li abbiamo immaginati. E aver questa capacità di dire, dire non è andata come volevo, ma forse domani andrà e comunque io combatterò e comunque vivo lo stesso, anche se ho avuto questo dolore, è fondamentale. E questo si apprende in famiglia. E tu e tua moglie, che io vi conosco, ok, non potevate non aver passato questa grande forza ai vostri figli. Perché, grazie, come ha detto Paoletti, e questo è il secondo passo del Vademecum, che poi cerchiamo di pubblicare sul sito Facebook, se per qualcuno che se lo vuole scaricare. Il secondo passo del Vademecum ha a che fare con... È fondamentale per i nostri figli che il genitore, che l'adulto sia di esempio, cioè che faccia le cose che contengano dei valori, più che parlare, ma fare, ok? Certo, l'ideale sarebbe parlare adeguatamente e anche fare, ma tra i due si deve scegliere sempre meglio il fare. E sicuramente genitori come tu e tua moglie, come ce ne sono tantissimi altri, questo coronavirus ci ha fatto capire che il genitore italiano medio è un genitore valido, che sa formare persone in gamba. Tu e tua moglie... Con il vostro esempio avete passato sicuramente ai vostri figli la capacità di vedere la positività della giornata attraverso il dolore dell'ostacolo, attraverso il dolore del sacrificio, ok? Non fissarsi solo sul dolore, ma sapere che dal dolore poi dopo domani cresce qualcosa. E questo è un valore fondamentale. E quindi il genitore italiano in qualche modo sta facendo un bel lavoro. È una conferma anche per dire, ma guarda un po', in qualche modo sono più bravo di quello che pensavamo. E comunque, a conferma di quello che dici tu, è vero, insomma, che il genitore è bravo. Però posso dire che io sono diverso come genitore, per esempio, da come lo era mio padre. Quindi, insomma, c'è stata anche una crescita dei genitori in questo tempo, perché ti posso assicurare, Antonella, che essere genitore oggi
non è facile, ma proprio per niente. Perché comunque i ragazzi di oggi vanno, come dice sempre mia moglie, vanno a 1000 all'ora, non vanno a 100 all'ora, vanno a 1000 all'ora, e se tu non gli tieni il passo, se tu comunque non riesci a contenerli, non riesci a stargli vicino, cioè sei tu che sei genitore, sei tu che ti devi mettere al pari del ragazzo, dell'adolescente, e non pretendere che l'adolescente si metta al passo dell'adulto. Certo. E ti assicuro che questo passaggio non tutti gli adulti lo capiscono e vanno avanti dritti nella loro strada, e poi con le conseguenze magari che purtroppo, insomma, Emilio, ce ne sono diverse. Condivido il tuo pensiero. Io, la mia osservazione, diciamo, ottimistica sulla capacità del genitore italiano, tra virgolette. No, quello sicuramente, Antonella, quello sicuramente. Sono d'accordo con te. La mia era una visuale, diciamo, generale, ok? In senso lato. Bene? Che diciamo che sono d'accordissimo. No, ma scusami se ti interrompo, ma questa tua considerazione non fa altro che rafforzare, diciamo, la formazione del genitore di oggi, perché fare il genitore oggi è difficilissimo. Quindi se tu hai fatto questa considerazione, hai detto che i genitori sono bravi perché comunque il genitore medio italiano è bravo perché comunque, diciamo, è riuscito ad incanalare i propri figli verso la strada giusta, questo ci fa ancora di più onore alla nostra categoria di genitori. Certo. Perché oggi è difficilissimo, questo te lo posso assicurare. Sono d'accordissimo con te, è difficilissimo fare il genitore, nessuno ce lo insegna. È uno degli insegnamenti che dovrebbero in qualche modo essere fatti per il futuro, senz'altro. Sì. E spesso e volentieri i valori da passare ai figli in qualche modo sono valori che o hai dentro, perché in qualche modo la tua struttura, il tuo insegnamento, da dove vieni, in qualche modo te li ha passati, oppure fai danno. Sì. Diciamo che il genitore italiano, pur nella sua in preparazione come ogni altro genitore a questo mondo, in qualche modo è un genitore che ha dei valori, diciamo, che probabilmente sono intrinseci nel fatto che noi come famiglia, come capacità di entrare in relazione appassionata con l'interlocutore, no? In qualche modo siamo rinomati un po' nel mondo, no? Sì. L'italiano in qualche modo che sa fare la relazione, che sa far passare il cuore. Quindi in qualche modo forse questo ci aiuta. Ecco, sicuramente rimane che fare il genitore è una cosa molto difficile. E la giusta comunicazione, Antonella, il giusto dialogo, e la giusta interpretazione, anche come diceva prima il dottore Paoletti, anche l'aspetto ludico nel rapporto genitore-figlio, e poi il figlio questo lo capisce e comunque poi, insomma, si trova un punto in comune, un punto, diciamo, d'incontro. Certo. È molto positivo. Le parole giuste da usare, quelle sono... molto importante. Parole giuste da usare, queste sono indicazioni fondamentali. Sì. Poi è vero, e questo rimane, al di là dell'ottimismo, che fare il genitore e mettere in pratica i buoni insegnamenti che ci vengono dati è comunque un qualcosa da conquistare. Ecco, sì. E sicuramente per fare prevenzione è fondamentale che si spenda anche, si investa anche sulla preparazione psicologica e relazionale degli adulti di riferimento che hanno il compito di... Posso dire una cosa, Antonella? Tu sei, diciamo, una professionista in questo settore, ti occupi di queste cose, no? E, nelle scuole, nelle superiori, tu sai se hanno tolto la figura dello psicologo o dello psicoterapeuta ultimamente, nell'ultimo anno? Perché prima era un punto di riferimento anche nelle scuole. Ti dico questo perché, diciamo, io ci sono passato verso questo percorso e molti professori hanno detto che quest'anno questa figura è stata tolta e invece era fondamentale, anzi
era da implementare e da potenziare, e invece è stata tolta. Purtroppo, Emidio, la figura di un professionista della psiche che guidi gli adulti e diciamo i minori, no? E i giovani, sì, a conoscere il mondo interiore, no? I segreti della relazione, come ho detto all'inizio dell'apertura di questa conferenza, no? Perché è dentro, diciamo, questa conoscenza il segreto della serenità. Purtroppo questa, investire su queste figure ancora oggi è un po' il fanalino di coda. Sì. Ok? Quando io parlo di analfabetismo psicologico, che è a livello mondiale, intendo appunto che ancora oggi non si investe sul far passare le competenze psicologiche e relazionali alle persone. È un fatto gravissimo, Antonella, perché ti dico, anche i professori sarebbero super contenti di queste figure all'interno, perché comunque ti assicuro che nelle superiori ci sono tanti casi che andrebbero comunque seguiti, aiutati e supportati, ecco, per carità. E invece spesso questi ragazzi non hanno un punto di riferimento, e i genitori ancor meno. Siamo d'accordo. Sempre per il discorso di prima, che fare il genitore è molto difficile. Quindi ecco, certo. Il genitore qualche volta ti dico che è spaesato. Quindi... Ma come no? Qualche volta, la gran parte delle volte è spaesato. Assolutamente. Emidio, diciamo una cosa, ti dico e lo dico anche a chi ci ascolta e poi chiudiamo. Diciamo che questa pandemia del coronavirus ha portato alla luce tantissime, diciamo, fragilità. Tantissime lacune, ma anche ci ha portato alla luce, anche ci ha reso più consapevoli di, assolutamente, diciamo, di dove dobbiamo lavorare più approfonditamente per il futuro. E sai che uno degli effetti, diciamo, collaterali positivi di questo coronavirus qual è stato? Uno è tra i tanti, perché ce ne sono stati anche delle positività, come stavo dicendo prima. Uno degli effetti positivi è stato appunto che le persone si sono rese conto dell'importanza di affidarsi, di conoscere il mondo interiore. Ha capito l'importanza della psicologia, l'importanza di conoscere il grande meccanismo, il secondo grande meccanismo con cui è formato l'essere umano. L'essere umano è formato da fisico e psiche, ok? Dal punto di vista del fisico abbiamo tutti l'ABC, conosciamo il necessario per non esporci a dei problemi fisici e eclatanti, ma dal punto di vista del funzionamento di questo grande meccanismo della psiche c'è analfabetismo psicologico. Il coronavirus ha aumentato la consapevolezza che c'è bisogno di superare questo analfabetismo. E questo è una bellissima, diciamo, effetto collaterale. Noi chiudiamo, caro Emidio e cari... Sì. Ascoltatori, questa seconda appuntamento di Psiche in Comune. Il prossimo Psiche in Comune online, seguite la pagina Facebook sia del Comune di San Benedetto, guardate anche il sito del Comune di San Benedetto nella settore tematica pari opportunità, per sapere quali saranno i prossimi appuntamenti di Psiche in Comune. Molto probabilmente il prossimo avrà a che fare con parleremo di una delle grandi fragilità che il coronavirus ha portato alla luce, ed è il modo di gestire il mondo degli anziani. Avremo come ospite il primario della geriatria di San Benedetto del Tronto, Mario Strappini, che ci parlerà di questo aspetto. Comunque maggiori informazioni sui siti del Comune San Benedetto del Tronto ed eventualmente anche nel sito personale di Antonella Baiocchi, lì troverete sempre tutto.
Grazie Emilio, grazie a te, sei stato dolcissimo. Grazie per l'opportunità, sono stato molto felice di partecipare. Grazie e a te caro. E di confrontarmi con te e con il dottore. Grazie. Grazie al tecnico del comune, grandissimo Antonio Prado, che ci aiuta. Grazie Antonio. Conferenze, e grazie alla Fondazione Paoletti e a Patrizio Paoletti. Siete una grandissima risorsa del nostro territorio. Grazie di esistere. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Ciao.